Non basta avere un sito online per fare clienti, ma che dietro c'è tanta, ci deve essere tanta roba. Oggi andiamo a distruggere l'esperienza utente di un sito fatto da un marketer, perché io ne conosco tanti di marketer e hanno questo brutto vizio di, ah sì, faccio una landing page in un'ora e poi fanno le cagate. Che per carità, il metterci poco tempo certe volte, insomma, aiuta tanti imprenditori che magari non hanno grossi capitali da investire in una landing page che magari è giusto per prova, per capire se funziona un certo business, però alcune volte diciamo queste landing page fatte in 2 secondi non convertono e uno se ne accorge anche dopo mesi e mesi, perché magari non sa che deve controllare un paio di settimane come va e poi andare a fare sistemare questa landing page magari da un esperto di esperienza utente in base ai dati raccolti. Ecco che oggi andiamo a vedere che cosa effettivamente magari va bene, è buono, ma anche cosa, soprattutto cos'è da migliorare, cosa non è buono, anche in base a qualche dato, perché poi andremo a vedere anche qualche dato interessante. Sigla. Ah. Vi presento il mio ospite di oggi. È un imprenditore, è il fondatore e CEO di Dive Circle, un progetto con cui ho collaborato per diversi anni. Lui si chiama Massimiliano Miglio. Benvenuto, Massi. Che Ciao, grazie Lorenzo e buonasera a tutti. è successo? Racconta a tutti quanti che cosa è successo perché fa anche un po' ridere, dai. Ma nulla di che, diciamo che mio fratello ha aperto questo sito web che tu sai, nel settore del turismo a Roma, per fare i walking tour, quindi tour di Roma a piedi. A Roma ci abbiamo parecchio da far vedere anche a piedi. E si è fatto fare questo sito da questa ragazza che principalmente si occupa di SEO e fa, quindi diciamo, fa SEO principalmente, fa siti con WordPress e si è fatto fare questo sito, diciamo, spendendo anche poco e quindi l'idea che mi era venuta era di approfittare del fatto che ti conosco, di approfittare del fatto che so quello che fai e che mi piace e che mi fido, per fare un'analisi di questo sito e capire quali sono le problematiche, così da aiutare più che altro mio fratello a capire che non basta avere un sito online per fare clienti, ma che dietro c'è tanta, ci deve essere tanta roba, non solo in termini di UX, in termini di marketing, di strategia, di tutto quello che serve a far funzionare un sito. E per cui ti ho fatto questa proposta. Il sito che vedrai è molto orientato alla SEO, ma secondo me, da un punto di vista ovviamente dell'esperienza utente, è abbastanza basico. Allora, io il sito ancora non l'ho visto, quindi lo vediamo insieme e io ovviamente ti dirò ovviamente le cose che noto. Però ho visto stamattina, se non sbaglio, gli analytics, quindi lì c'ho qualche cosina da dirti, te la dirò dopo aver visto, perché comunque c'è qualcosina che si può già vedere. Stiamo guardando la visualizzazione mobile. Ascolta, dimmi una roba prima di tutto, perché comunque stiamo parlando di esperienza utente, volevo capire delle cose importanti. Chi sono, diciamo, a livello generico, gli utenti che vanno a contattare comunque tuo fratello o te in questo business? Questo lavoro che lui fa come guida, come autista, con noleggio conducente, arrivano principalmente americani che cercano il servizio col macchinone grosso, il van da 8 posti, che spendono una barca dei soldi per farsi i tour, i transfer, vogliono tutto quanto organizzato al puntino, hanno i soldi, hanno una capacità di spesa differente. Ma questo è il walking tour, a mio avviso, è un tipo di servizio che tu potresti riadattare anche ad altre, anche al tedesco, anche all'inglese, anche al giapponese, allo Ma spagnolo. sì, Cioè, non è che ma è per quello, sì. Vabbè, ovviamente quindi. dipende da come lo proponi. Lui propone tour privati, quindi hanno un costo sicuramente più elevato. Il mercato americano probabilmente risponde a questo tipo di servizio. Vabbè, Probabilmente è gente che cerca la qualità, che
che cerca un servizio di alta qualità, come posso dire, beh, il tour è prima. Sicuro, tranquillo, diciamo con tutti i comfort, Bravo. sicuramente sì. Cioè io come aspettative, prima di guardare la landing, sicuramente mi viene in mente, se dovessi interpretare comunque quella persona che hai detto prima, ovvero l'americano facoltoso, comunque benestante, che vuole andare a Roma, vuole comunque vedere tutte le cose fighe di Roma, fare foto, ovviamente per mostrarle agli amici, e comunque avere anche una sorta di divertimento. Esatto. Rilassato, perché ha figli magari a seguito e non vuole rotture di cazzo, quindi sicuramente diciamo una roba un po' impacchettata, ecco, mettiamola così. Dai, guardiamocela. Tu la conosci a memoria, ovviamente. Sì, abbastanza. Beh, poi è semplice, hai visto una pagina, hai visto Praticamente lì fa il menu in mezzo all'animazione. Sì, che schifo. La cosa è bruttina. Questo è bruttino, Max. Poi vabbè, il logo che va sopra l'immagine, boh, sinceramente questo non l'ho capito, mi fa un po' di confusione. Bello però il video di Roma, perché mi fa venire comunque l'acquolina in bocca. Sono un turista che comunque non sa niente di Roma, sa che è una città eterna, storica, l'ennesima potenza, quindi qua mi fai vedere addirittura cattedrali, wow, cioè comunque sicuramente mi fai venire l'acquolina in bocca. Poi la costruzione mi fa capire che è un po' una robettina un po' improvvisata, perché qua il Vabbè, questo è logo un tema sopra il WordPress. tizio. È un tema Sì, WordPress ma standard. anche semplicemente magari mettere il logo più piccolo, magari in verticale, così in orizzontale, scusami. Con una fascia, che cosa ne so, bianca, ma anche no, perché comunque qui in questa zona hai sempre comunque lo sfondo chiaro, quindi andava benissimo tutto trasparente, però in orizzontale l'avrei messo, non così grande. Privacy preference, questo è sicuramente del plugin di WordPress del banner dei cookie, l'avrei messo non così fissato nella pagina, l'avrei messo sotto nel footer, non fissato nella pagina che mi prende spazio, guardate qua, cioè guarda qui. Praticamente mi sta nascondendo il testo. Comunque, come above the fold, la maggioranza comunque è di una buona impressione, perché comunque quel video lì mi fa tanta roba. Mi va oltre, diciamo, anche gli errori che ci sono al logo e alla parte bassa piena di robe fissate. Nice to meet you, bellino questo titolo, bellino. Ciao, my name is Daniele. I was born in Rome. Consider myself very lucky. Bla bla bla. Muro di testo. Io qui avrei messo molto meno testo, sicuramente. Ma queste sono troppe, esagerate. Non ci sono grassetti, non ci sono stili diversi nel testo che mi aiutano un attimino a dire: ah, ecco, questa cosa importante. No, muro di testo, che ovviamente mi fa scorrere e mi fa vedere la CTA così. Bello il discorso della CTA, colori caldi su fondo freddo, interessante. Potrebbe essere interessante, cioè, anche questa soluzione così della CTA. Avrei messo magari una freccetta se avessi voluto un attimino, come si può dire, potenziarla, in modo tale da dare più spinta. La foto è in un interno, quindi comunque Il rimane, come Pantheon. si può dire. Però comunque il Pantheon gioca un gioco di luci, diciamo, raro, ok, in una fotografia. Perché? Perché è un logo chiuso, però è comunque aperto, perché ha un buco sopra. E questo crea nella fotografia un casino, perché comunque tu sei contro luce. Cioè, E poi questo è quanto. è pelato, quindi è luminoso. Quindi lì fa quella cosettina, sì, nella testa. Il casino cos'è? Che io forse avrei scelto una foto aperta. Qua stiamo lavorando a livello emozionale e quindi nel momento in cui tu mi fai una foto chiusa mi dai delle sensazioni, non dico negative, ma non positive. Invece luogo aperto, natura, ecco, magari l'avrei fatto sicuramente all'aperto. Tanto Roma è piena di monumenti all'aperto, quindi comunque, cioè, sarebbe stato anche facile. Magari dei monumenti dove c'è anche del verde. Tu dirai, ma che ca cioè, che di cosa stiamo parlando? Di una fotografia? Sì, stiamo parlando di emozioni che scaturiscono da una fotografia, che sembrano una cazzata, ma No, fanno la non lo è. differenza, perché qua la persona deve rimanere nella pagina. Se invece vede foto chiuse, moge, tristi, e va via.
No, non è una stupidaggine, nel senso, è una foto, se ce l'hai messa ha un motivo. E Anche perché qua allora, appunto, siamo, cioè, siamo nella seconda battuta qua dopo l'Above the Fold. quindi se tu hai messo una foto e l'hai messa lì, c'è un motivo, vuol dire che gli hai dato una certa rilevanza. Ma anche se stava in sotto, uguale, cioè nel momento in cui metti una cosa su un sito ha un'importanza, e allora quell'importanza la devi giocare bene, non te la devi giocare una Sì. foto sbagliata. Poi io non ho la sensibilità per dire che questa foto non va bene, però sicuramente sì, è un po' strana, non È è un po' mica impazzita. strana, vedi, cioè, questo mi fa molto piacere che lo dica tu, nel Non mi fa impazzire senso, a me. cioè, è una cosa importante il fatto che comunque non va liscia, invece le foto devono andare lisce. Poi vedo che comunque dopo un paio di scroll, di scorrimenti verticali, vedo che qua praticamente è diventata una collezione di cose. Qui a destra, a sinistra è rimasto il bottoncino Hello praticamente con WhatsApp. Che va benissimo, è bellissimo e ci sta di brutto, ma poi qui a destra c'è un delirio, cioè questo per esempio bottone per tornare in alto non mi serve, l'avrei nascosto, questo qui della privacy preference, come ti avevo detto prima, l'avrei lasciato giù, perché qua la mia attenzione deve essere sul contenuto. Vado ancora avanti. Why our walking tour in Rome are the best in the city. Anche qui per dire, io al titolo l'avrei messo, siccome è comunque lunghetto sto titolo, gli avrei messo qualche stile diverso, cioè magari un Y scritto grande, oppure comunque di un colore diverso. Cioè avrei cercato un attimino di ammorbidire la lettura, perché adesso qua sta arrivando anche la seconda parte, ho il secondo muro di testo. Sì, qua è tutto un casino allucinante, cioè su mobile ci sta anche. Poi c'è tutto il discorso del giustificato, Madonna Santa, giustificato no, sempre bandiera a sinistra. Se proprio si vuole cambiare, si vuole fare una roba ritmata, si fa colonna sinistra, colonna destra, o centrato, centrato raramente perché comunque è sempre un po' noioso. Comunque andiamo avanti. Best tips for planning the perfect Rome in a day walking tour, ok. Ancora muri di testo. Io non lo so se queste persone. Mi piacerebbe vedere le sessioni di navigazione perché secondo me qui la navigazione è pallosa. Sì, ho È SEO. capito SEO, però la SEO senza l'esperienza utente non vale un cazzo perché nel momento in cui le persone me le prendi anche sulla SERP di Google va bene oppure comunque fai delle sponsorizzate, poi le persone devono rimanere in questa pagina, devono leggere questa pagina, devono decidere, dire ok, sì, mi piace sto tour. Ok, lo faccio, vado da Daniele e chiamo Daniele e scrivo a Daniele, perché se poi dopo è un lavoro di SEO e basta, allora sì, si faceva il discorso del paradosso che dicevo da sempre, ovvero più conversioni, ma non sono conversioni al sito, sono conversioni alla SEO. Quindi la SEO ha un sacco di roba figa, però poi tuo fratello ha un pugno di mosche in mano. Non so se Lo sei so, infatti è riuscito quello a... che dico, ma qui è un grosso, è come una grossa battaglia tra la SEO e l'esperienza utente, perché spesso i siti fighi di esperienza utente magari hanno problemi di SEO, i siti fatti da chi fa SEO hanno problemi di esperienza utente, il connubio delle due cose non è così facilissimo Sì, immediato. però è doveroso, Max, è doveroso, Lo so, io sono perché se d'accordo. tu fai solo marketing e non fai l'esperienza, non curi l'esperienza utente, sei a metà. Ed è anche stupido, perché magari hai speso anche quanto, magari 1.000, 2.000 euro per fare, cosa ne so, la SEO, e cavolo, ti bastavano 1.000 euro in più, ti bastavano 2.000 euro in più, e ci avevi qualcosa di fatto bene. Qua ancora muro di testo, muro di Tutto così. testo. Sì, sono esperienze diverse queste, scusami. C'è Sì. questo qua, Ancient Rome Colosseum Walking Tour, poi c'è Ancient Rome Colosseum Gladiators Sì. Arena Walking Tour, e poi c'è Food Walking Tour, Tasting, Roman Street Food. Sono diversi? No, vabbè, ma questi me li doveva dire prima. Sarebbe stato figo qua che mi diceva, guarda, Walking Tour of Rome, mi fa vedere Roma con un video montato dove mi fa vedere anche le porcate romane buonissime. Poi va benissimo un'introduzione più piccola, come ti avevo detto, e poi lì gli avrei messo magari, che cosa ne so,
le diverse esperienze. Quello senz'altro. Invece qua me l'ha messo lontanissimo. Madonna, Sono troppo sotto, su sono desktop troppo sotto. significa. Sì, qua troppa roba, troppa roba. Io capisco che qua ci doveva essere, non doveva essere nascosta per un discorso SEO, va bene, però magari l'avrei resa in maniera un po' differente, magari l'immagine un pochettino, forse un po' meno testo, di queste Troppo pesante. descrizioni. Sono pesanti, sì, sono pesanti. Feature Florence Tour, ma ci sono anche, non solo tour di Roma, ma anche di Firenze, quindi. Sì, ci sono anche alcuni Firenze, mi sa che c'è pure la Costa Amalfitana. Vabbè, cioè, un casino di roba, cioè qua non andiamo a specializzarci, anzi facciamo un po' di Infatti anche tutto. lì la scelta è, anche, tra l'altro non E poi vedi hanno... qua, Uffizi, però poi dopo qua c'è di nuovo Roma. E questi te li proponi, non so con quale logica te li propone WordPress. WordPress, cioè non è che WordPress fa da solo. Andiamo a vedere, questa è una parte parecchio interessante, ovvero quella delle, penso siano delle FAQ, delle Frequent Answer Sì, c'è Question. sempre ottica SEO. Insomma, ma guarda che le domande frequenti comunque devono ragionare in logica SEO, cioè tutto deve ragionare in Vabbè, logica certo. SEO. Cioè non è che se vai nel mio sito non hai ragionato in logica SEO, è tutto ragionato in logica SEO, è ovvio. Cioè, se ho un sito, devo ragionare per forza, devo giocarla per forza quella partita. Però è giocato in una maniera un po' diversa, magari cerco di essere un pochettino più coinvolgente. Ecco, questa è la parola d'ordine, il coinvolgimento. Sì, The Colosseum, Explore the Ancient Roman Forum, ok, Visit the Pantheon, Walk along the Trevi Fountain, ok, bravo, ok, vabbè. Sono tutte queste robette, 6, 7, va bene, 9.000. Conclusioni. Ok. Allora, su Analytics stavo guardando una roba. Allora, ho visto che c'è stato proprio uno schizzo allucinante di traffico sabato 3. Praticamente, sì, ci sono 565 utenti che sono arrivati sul sito, cioè adesso lo dico a quelle persone che ovviamente ci stanno guardando e non conoscono il sito. Cioè, fate conto voi che di media il sito ha due utenti, perché comunque ha sempre avuto zero utenti. Poi da inizio novembre ha iniziato ad avere 1, 4, 5, 8. Praticamente sono ovviamente le sessioni di chi magari lo stava facendo. Poi questo sabato praticamente è iniziato ad avere venerdì 7 utenti, sabato 38 utenti, domenica 565. Cosa faccio io in 2 secondi netti? Proprio per capire, allora tu hai installato GA4, Google Analytics 4, e vado in coinvolgimento, mi vado a vedere proprio relativamente faccio sabato e domenica, così, giusto per Cosa vai a avere. vedere il coinvolgimento? Io voglio Quale vedere quanto ci stanno le persone nella pagina. Vado panoramica coinvolgimento? su panoramica coinvolgimento, ma è una roba velocissima e non sto andando nemmeno a Sì. fare troppe cose, giusto per capire un secondo. Allora, all'inizio, allora, non mi ricordo quante erano sabato, ma erano molte meno, su una trentina. Detto prima, non mi ricordo più. Comunque, su sabato abbiamo una media di coinvolgimento di 1 minuto e 20 secondi, ovviamente, perché abbiamo molte meno persone, ma quando aumentano le persone, quindi ne avevamo 565, il coinvolgimento è diminuito a 39 secondi, che per Aspetta, carità non è poco, è dove lo 39 stai secondi. vedendo? Panoramica coinvolgimento e poi vado a cambiare il periodo di riferimento, Ah no, metto perché io ho messo 3-4 dal 7 dicembre. novembre al 4 dicembre, la media è 52 secondi, che secondo me è poco. No, certo che è poco, certo. Cioè, sul Anche vestito se che io stanno comunque ti ho detto che pure 39 non sono pochi, quindi se tu mi dici che 50 non me. Per sono me pochi, so vabbè. poi. Ma scusa, ti faccio una domanda, Certo, perché io, questa è Analytics, diciamo, la versione nuova, adesso bisognerà certo. usare Sì. ancora quella vecchia.
Sì. c'è la frequenza di rimbalzo su quale tu hai fatto pure l'articolo, No, allora la frequenza di rimbalzo nell'uovo non viene messa perché avevano paura di mettere il bounce rate. Perché? Lo puoi beccare mettendo un evento. Sugli eventi? Sì, però devi averlo messo tu l'evento, Ah, eh. L'hanno tolto perché? apposta. L'hanno tolto apposta perché il bounce rate in realtà effettivamente da solo come metrica non è che ti serve a molto. Piuttosto Beh, hai il. posso dissentire. E dipende, perché comunque se tu hai un bounce rate, che cosa ne so, anche dell'80%, però comunque hai delle conversioni, perché magari stai Certo. agendo di un acquisto compulsivo, certo che Vabbè, non ti serve a chiaro. niente. Certo, però se io ho un bounce rate del 90% e una E frequenza vabbè. e una permanenza di 30 secondi e non mi convertono, E qualcosa nel mi sta. Ho coinvolgimento, è nel coinvolgimento, lo becchi nel coinvolgimento quello. Perché vedi che il coinvolgimento, la durata di, diciamo, di navigazione diminuisce. Cioè, praticamente hanno cambiato parola. Mettiamola così, te la semplifico Vabbè, c'è una molto. durata del coinvolgimento di 52 secondi, qua se io guardo dal 7 novembre al 4 dicembre, se io guardo dall'1 al 5 dicembre c'è un coinvolgimento di 41 secondi, è diminuito, quindi vuol dire Stiamo che la parlando gente di. entra, Cioè, sta stiamo 41 parlando di secondi e se manco ne va. minuto. Cioè, che cosa fai in un minuto? Manco leggi. Se quel sito è tutto testo, perché deve compiacere alla SEO? Manco a Non sono Google, alla d'accordo con SEO. te. Il fatto è che, te lo dico, Max, in maniera molto tranquilla, è che a Google la metrica che guarda è il coinvolgimento. Sì, più tempo Cioè, ci stai se sul sito è meglio più è. tempo ci stai, vuol dire che lui ti ha dato un risultato buono. Sarebbero da guardare le sessioni di navigazione per capire un pochettino che cavolo fa la gente in questi 39 secondi o 5 secondi su Universal Analytics. Però c'è sicuramente qualcosa che non va. Ti voglio lasciare con questa roba. Cioè, a che pro si va a parlare di SEO come la soluzione a tutti i problemi della serie? Faccio SEO per vendere se poi dopo non vendo. A quel punto non fai SEO. Perché se dici io non mi va di aspettare il traffico organico, perché ci vuole un botto per fare, diciamo, posizionare la pagina su Google, allora perché cosa stiamo facendo SEO? Se ti basta comunque andare a fare una sponsorizzata anche con Google per apparire in SERP. Si può lavorare bene di SEO anche mantenendo un buon coinvolgimento. Ah, possiamo riepilogare che abbia troppo testo, poche emozionalità, Sì, le call to action esatto. sono Cioè, messe questa è la in cosa maniera sbagliata. principale. Sì, questa è la cosa principale che hai detto. Secondo me riassume tutto quello che in realtà è l'analisi di questa esperienza utente, ovvero dove ci dovrebbe essere più emozionalità, più sentimenti, più amore, più Italia, non c'è. C'è testo. Con la scusa del SEO. A me sta roba mi dispiace perché comunque io con gli esperti SEO ci lavoro e sta cosa qui io cerco sempre di evitarla, ecco, ti dico la verità, cioè di mettere troppo testo così, a muro. Ciao Max, buona Ciao serata. Bene, Lorenzo e ciao a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Ciao Lorenzo. siamo arrivati alla fine, abbiamo visto che questa landing page aveva innumerevoli punti di miglioramento dell'esperienza utente. Abbiamo visto anche qual è questa rottura di palle allucinante della SEO che molte volte già si prende come scusa, no, io metto muri di testo per arrivare da Google, ma Google guarda il coinvolgimento, quindi qua scacco matto. E quindi fare esperienze utente coinvolgenti che lavorano con la SEO e quindi lavorano con Google, è possibile, io lo faccio da anni, è possibile. Quindi, insomma, non credeteci quando vi dicono mettiamo muri di testo e ripetiamo le parole 1.000 volte per piacere a Google, perché Google guarda il coinvolgimento, guarda quanto una persona rimane nella pagina, guarda se quella pagina si carica in maniera veloce per l'utente, guarda la soddisfazione dell'utente. Stai già iniziando ora, nel 2022, a guardarla. Con i Web Core Vitals. Quindi, insomma, ragazzi, non credeteci a queste cose. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.
progettate responsabilmente perché gli utenti non vi daranno una seconda possibilità. Ci vediamo la settimana prossima con il consiglio di UX. Ciao!